La bellissima Teresa Desio è stata ospite di recente a Io e Te, il programma condotto dal buon Pierluigi Diaco. La cantante si è aperta a 360 gradi nei confronti del conduttore, parlando di lockdown in solitaria, e avrebbe detto: sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo, un giardino. Io sono stata sola a casa 2 mesi e mezzo, senza un terrazzo e senza un giardino, quindi non sono stata bene, a sofferenza della solitudine totale e affettiva. Ma la smazzata per la Desio è arrivata quando il fidanzato ha deciso di lasciarla nel bel mezzo della pandemia. La donna avrebbe detto: sono stata persino mollata a uno durante il Covid, mi ha mollata per telefono dal paese suo. Diaco, da buon amico qual è rimasto senza parole dinanzi a quelle parole. A quel punto quindi interviene Katia Ricciarelli, opinionista di Io e Te, la quale avrebbe detto: l'uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi le responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare. Queste le parole che avrebbe utilizzato il buon Pierluigi Diaco, o meglio Katia Ricciarelli. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi e per la relativa visione. Iscrivetevi, seguite, commentate. Questo video non vuole della privacy di Teresa Desio, ma solo informare eventuali persone. Grazie, complimenti alla bellissima e bravissima Teresa Desio.